Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina e nel mio canale. Oggi vedremo insieme come conservare al meglio le olive. Le olive appena raccolte, quindi ancora non mature, sono amarissime, quindi mangiabili. Vedremo insieme due metodi di conservazione. Una molto semplice, che è quella all'acqua, dove serviranno due ingredienti semplicissimi, acqua e sale, ma che avranno un tempo di conservazione abbastanza lungo, una decina di mesi, quasi un anno. E poi l'altro metodo molto diffuso invece è quello in salamoia, quindi olive trattate con la soda e poi completate con la salamoia. Con questo metodo di conservazione potremo consumare le olive all'incirca dopo un paio di settimane e le potremo conservare però per un tempo più breve. Vediamo insieme ora i due metodi di conservazione. Il primo video è dedicato alle olive all'acqua. Abbiamo le olive da cazzare e da schiacciare, raccolte ancora verdi. Queste olive mature sono di colore marrone scuro. Le abbiamo raccolte ancora verdi ma polpose, quindi cosa facciamo? Eliminiamo tutte le foglie, eliminiamo il picciolo e scegliamo le olive integre, senza ammaccature, quindi questa non va bene. Queste sono le olive che dobbiamo scegliere. Quindi mondiamo tutte le olive e poi proseguiamo. Le sciacquiamo per bene sotto acqua corrente. Devono essere ben lavate. Perfetto, una volta lavate per bene le olive, le dobbiamo conservare. Possiamo scegliere come contenitori dei barattoli in vetri con il coperchio, oppure sempre dei vasetti di vetro con la chiusura ermetica, oppure, che è il metodo che preferisco perché è il metodo di mio padre, certificato al 100%, nelle bottiglie, che possono essere di vetro o in questo caso di plastica. Una normalissima bottiglia di plastica, io quella del tè con l'apertura un po' più larga, ovviamente lavata per bene. Che facciamo? Ci introduciamo le olive. Battiamo un po' la bottiglia per compattare, assestare un po' le olive. Non riempiamo completamente la bottiglia perché ora dobbiamo coprire con acqua. Ora non ci resta che aggiungere il sale. Questa bottiglia è da 1,5 litri, quindi volendo misurare con un cucchiaio ci andrà circa 1,5 cucchiai di sale. Ora possiamo chiudere bene e mescolare. Perfetto, abbiamo terminato. Questo è il modo più semplice e veloce per conservare le olive, anche se i tempi di attesa sono piuttosto lunghi, in quanto queste olive andranno consumate tra una decina di mesi, un anno, quindi dovremo conservarle in un luogo asciutto e buio per quasi un anno.
ma vi posso assicurare che sono davvero, davvero buone. Vi faccio vedere anche come vengono conservate nei barattoli di vetro, in quanto mi sono rimaste queste olive. Quindi andiamo a coprire di acqua e sono circa 220 grammi, quindi andiamo a aggiungere un tot di sale, 20 grammi circa. Tappiamo, agitiamo per distribuire il sale. E anche il barattolo di vetro andrà conservato per lo stesso periodo di tempo, circa una decina di mesi. Passiamo ora alle olive in salamoia curate con la soda. Abbiamo sempre le nostre olive da schiacciare, belle grandi, polpose, ancora verdi ovviamente. Il primo passaggio è sempre lo stesso, cioè quello di selezionarle, eliminare quelle che hanno delle imperfezioni e poi sciacquarle. Quindi togliamo il picciolo, le controlliamo. Ad esempio, quelle con le imperfezioni, come in questo caso, se sono ammaccate, le eliminiamo. Dopo averle selezionate, le sciacquiamo per bene. Perfetto, ora dobbiamo preparare la soluzione di acqua e soda caustica. La soda caustica si può reperire facilmente o in farmacia o nelle ferramenta. Ovviamente bisogna specificare che ci serve per scopo alimentare. Per ogni chilo di olive ci serviranno 30 grammi di soda da sciogliere in un litro d'acqua. Io mi ritrovo 2 chili di olive, quindi 2 litri di acqua, 60 grammi di soda. Ci muniamo ovviamente di guanti. E se necessario anche di mascherina per evitare le inalazioni, e dobbiamo sciogliere completamente la soda. Mescoliamo. Pronta la soda, la versiamo sulle olive. Per evitare che la superficie delle olive non sia completamente ricoperta dalla soda, perché venendo a galla la superficie rimane scoperta, aggiungiamo un panno in modo che rimangano sempre bagnate. Devono rimanere in ammollo nella soda per circa 3 ore, ogni tanto mescoliamo. Trascorse le 3 ore, come potete vedere l'acqua è diventata più scura, è normalissimo. Dobbiamo controllare se le olive sono pronte. Come si fa? Si prende un'oliva e si cerca di capire se la polpa si stacca dal nocciolo con facilità. Diciamo che ci siamo quasi. Proviamone un'altra. No, io direi che sono pronte così. Ora non ci resta che buttare quest'acqua . Le sciacquiamo con cura .
riempiamo di nuovo con acqua, così le lasciamo a bagno per circa 5 giorni, cambiando l'acqua 2-3 volte al giorno. Alla fine perderanno l'amarognolo che contengono naturalmente. Perfetto, siamo ritornati dopo 2 secondi, ma per noi sono trascorsi 5 giorni. Come facciamo ad accorgerci che le olive sono pronte per la salamoia? Dall'acqua. Quando l'acqua è limpida e comunque sono trascorsi almeno 5 giorni, è arrivato il momento di proseguire con la ricetta. Quindi ora dobbiamo scolare le olive da quest'acqua, quindi buttarla, e preparare la salamoia. Le sciacquiamo ancora un'altra volta. Per la salamoia ci serviranno circa 1 litro d'acqua per chilo di olive. Io ho 2 chili di olive, quindi ci ho messo 2 litri d'acqua. L'acqua deve coprire completamente le olive. Ora l'aromatizziamo con un rametto di foglie di alloro. Un po' di rametti di mirto oppure mortella, in questo caso io la mortella, una buccia di limone senza il bianco, limone biologico, mi raccomando, non trattato, poi ci serve un rametto di finocchietto selvatico. Per chi non dovesse trovarlo, come nel mio caso, vanno bene anche i semi di finocchietto selvatico. Ecco qua, un cucchiaio va più che bene. E poi circa un cucchiaio di sale grosso per litro d'acqua, quindi io ne metterò 2. Al massimo poi possiamo assaggiare l'acqua per vedere se di sale va bene oppure no. C'è chi ama le olive un po' più salate, c'è chi le ama un po' più dolci, quindi ci regoliamo in seguito. A questo punto l'acqua deve bollire e una volta che arriva a bollore proseguiamo la cottura, cioè la bollitura, per almeno mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora possiamo spegnere. Come possiamo notare, però, l'acqua si è ridotta di un bel po', quindi valutiamo l'idea di aggiungere all'inizio un mezzo litro di acqua abbondante in più, così andremo a compensare la mancanza d'acqua a fine cottura. Quindi spegniamo e lasciamo raffreddare completamente la salamoia. È arrivato il momento di riempire i nostri barattoli. Io ho scelto questo contenitore in vetro che contiene circa 2,5 kg di prodotto e ha questa chiusura. È un tappo che si avvita, quindi ermetico. E ci versiamo la salamoia, ormai raffreddata. Aggiungiamo anche le spezie. Ora possiamo chiudere per bene. Ci segniamo anche cosa contiene e la data odierna, così sappiamo quando possiamo consumare qualsiasi prodotto conserviamo. In questo caso le olive, e fino a quando possiamo conservare. Per quanto riguarda le olive curate con la soda, possiamo consumarle più o meno tra un paio di settimane, in modo che si saporiscano bene nella salamoia, ma possiamo conservarle per un massimo di 3 mesi, non di più, altrimenti si deteriorano. Spero che questa video ricetta vi sia stata utile, noi ci vediamo sempre alla prossima. Ciao!